Beh, se lo chiedete a me, la risposta non può che essere sì. Posso dire di essere ridisceso in politica proprio perché Renzi potesse diventare premier, non solo perché è un amico, una persona di cui mi fido, ma perché credo che per l'Italia sia la svolta che serve. A quella marcia in più non è compromesso con il passato che abbiamo costruito e che va cambiato, quindi assolutamente sì. C'è un abisso, innanzitutto parliamo di un fiorentino e di un pisano, e qua il campanilismo tra le due città è enorme, ma a parte le battute, Letta è sicuramente un giovane brillante e preparato, che rappresenta la politica come l'abbiamo conosciuta fin qui. Renzi è la discontinuità, è l'uomo del coraggio di una nuova generazione e ci serve per operare una rottura. Sicuramente Letta dava maggiori garanzie per un governo di tenuta, di larghe intese, direi che ha fatto molto bene quando è stato premier. Ma io intendo il ruolo di senatore, sotto un duplice aspetto. Innanzitutto come colui che deve rappresentare l'unità della nazione, occuparsi di quelli che sono i temi di livello nazionale, perché o si cresce tutti insieme o non si cresce, anche nell'interesse della Valtellina. Il secondo aspetto, voglio aiutare nel mio territorio a colmare la lacuna, il gap che c'è tra la politica e i cittadini, la cittadinanza. Per questo motivo, sia a Roma sia qui, incontro spesso cittadini, soprattutto imprenditori e amministratori, per raccogliere i loro problemi, iniziare a capire con loro quali possono essere gli interventi e poi nell'attività romana ricordarsene nel momento legislativo degli emendamenti. E questa operazione mi ha portato fin qua a incontrare almeno 300 valtellinesi. Guardate, non dobbiamo farci impressionare da certi aspetti un po' deteriori della politica, che devo dire i nostri media enfatizzano un po' troppo, io questo lo dico spesso anche sui nostri giornali e nelle nostre televisioni. Ad esempio, con Sertori ho un ottimo rapporto, ogni volta che si è trattato di fare delle scelte sulle province nel DDL Delrio, per prima cosa ho sempre chiamato il nostro presidente della provincia, abbiamo anche condiviso gran parte delle strategie, quindi non tutto è come appare. Ovvio che c'è un pochino il gioco delle parti. Io sono membro della maggioranza, ho responsabilità di governo, devo accettare anche di essere attaccato, molto spesso lo faccio in silenzio, qualche volta quando mi sembra che si dicono delle cose troppo inesatte, mi sento di intervenire, però non parlerei né di inimicizia né di liti, quanto di normali differenti visioni. Ah, molto poco, cerco di non occuparmi delle situazioni politiche locali, anche perché voglio avere le mani libere quando sono a Roma e non avere nessun tipo di legame, promesse, però sono qui per conoscerla, sono qua da voi a Tirano anche per capirla. Sono contento di non avere la risposta a questa domanda, proprio non me ne occupo, credo che ciascuno abbia il proprio ruolo e la propria autonomia. Lungi da me pensare che il parlamentare è una sorta di plenipotenziario del partito, io sono felicemente sui temi che competono le mie responsabilità, naturalmente ogni qualvolta mi si chiede una mano ci sono, questo gli amici del PD di Tirano lo sanno. Beh, una domanda importante, datemi un po' di tempo. Innanzitutto io conosco molti convalleggiani con cui mi incontro che questo timore l'hanno superato in un modo molto semplice, leggendo il decreto Delrio e capendo quali sono le sue proposte. Facciamo un attimo un passo indietro. Tutte le forze politiche alle ultime elezioni si sono presentate dichiarando di voler eliminare le province. Le attuali forze che si trovano in maggioranza devono tener fede a quelle che sono state le promesse elettorali, ma
ma in questo caso lo stanno facendo con una sorta di compromesso, sapendo che l'eliminazione di un ente non si fa con un tratto di penna e soprattutto pensando a come quelle funzioni che l'ente svolgeva devono e dovranno essere nuovamente svolte. Il decreto Del Rio credo che sia importante perché assegna ai sindaci un ruolo maggiore, ma è importante per la provincia di Sondrio grazie al fatto che a seguito di un'azione mia con l'onorevole Demenec di Belluno, Sondrio e Belluno godono di particolari forme di autonomia che dovranno essere definite assieme alla regione o che sono già definite all'interno della legge. Ora, la parola autonomia non apparteneva all'agenda politica locale di nessuna forza politica alle scorse elezioni. Quindi all'interno di un provvedimento che avrebbe dovuto e voluto cancellare le province, noi in realtà oggi già possiamo iniziare a parlare di autonomia. Per qualcuno è troppo poca, probabilmente è vero, per qualcuno rappresenta una grande opportunità. Anche perché, e chiudo, il decreto Del Rio è un provvedimento ponte, cioè una legge che viene fatta in attesa della riforma costituzionale che metterà mano al titolo quinto, cambiando faccia al ruolo delle regioni, delle province e dei comuni. Nel frattempo, avere una provincia con una specificità montana che assegna protagonismo ai sindaci, a me sembra un vantaggio, nulla di cui aver paura.